È un'iniziativa molto interessante, coerente con il tema di Expo, nutrire il pianeta, perché è l'educazione alimentare e la valorizzazione delle eccellenze. E poi ho deciso di conferire con i poteri che ho a Carlo Cracco il ruolo di ambasciatore di Expo nel settore agroalimentare, oggi lo dirò, quindi divento uno dei testimonial di Regione Lombardia per Expo, assieme a Davide Van Desfroos per la musica, ce ne saranno altri, ma oggi c'è questa investitura ufficiale. Ieri ha riferito in Consiglio regionale e ha annunciato una commissione d'inchiesta. Sì, è stata costituita una commissione interna per valutare se ci sono state errori o omissioni in infrastrutture lombarde e nella struttura di controllo di Regione Lombardia su questa vicenda specifica. Non ho nulla da, non voglio che sia coperto nulla, nessuno da coprire, nulla da nascondere, voglio capire perché sia successo. Dopodiché faremo anche un'altra cosa, come detto ieri sera, un consiglio regionale, una commissione per dare il sistema dei rapporti tra la struttura della regione e le società partecipate, sono d'accordo, vediamo se c'è qualche cosa da migliorare e sono disponibilissimo a farlo. Leale collaborazione con il consiglio, interesse mio e interesse del consiglio. Presidente, ci sarà austerity anche in regione sugli stipendi? Ma questo è un altro tema, abbiamo ridotto i costi della politica, abbiamo ridotto le retribuzioni dei consiglieri, abbiamo ridotto i fondi dei consigli, i professionisti, cioè i manager con grandi capacità, hanno uno stipendio adeguato alle loro capacità e professionalità, appunto, di domanda. Questa è la valutazione che dobbiamo fare, tenendo conto che c'è un mercato del settore privato e io voglio qui le eccellenze, non voglio le scartine, le eccellenze vanno pagate. Detto questo, faremo una revisione anche delle retribuzioni per vedere se ci sono delle retribuzioni eccessive. Avete ridotto gli stipendi ma avete aumentato i bonus? No, ma questo riguarda il manager, io parlavo della politica, no? La politica ha ridotto tutto e quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ho ridotto i costi della giunta, risparmieremo 5 milioni in 5 anni e il costo delle istituzioni lombarde, giunta e consiglio rispetto alle altre, ben sotto la media italiana. Siamo la regione che costa meno, più di così la politica francamente, però valutiamo tutto, sono assolutamente d'accordo e questa è l'occasione giusta, quello che è successo in infrastrutture lombarde. Mi spiace davvero che non sia passata la pregiudiziale di costituzionalità per 3 voti, anche per colpa di alcune assenze, no? Tra le file dell'opposizione. Questo è un vero peccato perché avremmo risolto il problema. Parlo della città metropolitana, è stata messa la fiducia, mi spiace anche che il nuovo centrodestra abbia votato per mantenerlo sapendo quanto noi siamo contrari e questo non è una buona cosa. Cosa ne pensa che Renzi ha detto che ci saranno 3.000 indennità in meno grazie all'abolizione delle province? Questo mi fa un po' ridere perché è lo spot di Carosello, no? Non ci saranno più i consiglieri provinciali che prendono un gettone di presenza minimo, i dipendenti rimarranno e soprattutto il problema è le cose che fa la provincia chi le farà? La manutenzione delle strade, la manutenzione delle scuole, i servizi per l'impiego, aumenteranno i costi, altro che diminuire. Ci saranno 3.000 consiglieri in meno che non costano pressoché nulla, ma aumenteranno i costi, sono pronto a metterlo nero su bianco. Ne riparliamo fra un anno e vediamo chi ha ragione.